Il Rotary tra i suoi valori fondanti ha sicuramente quella della pace e per parlare di pace è giusto anche investigare quelle che sono le ragioni dei conflitti che affliggono un po' il mondo e sicuramente la questione islamica negli ultimi tempi è diventata un elemento molto importante, no? Per la società occidentale. Crediamo che una persona come Magdi Allan, un intellettuale di primissimo piano che di fatto ha speso e spende la sua vita professionale nell'indagare sul rapporto tra la nostra società e l'Islam possa sicuramente dare un grande contributo al dibattito. È con questo obiettivo che il Rotary Club di Macerata ha riportato il giornalista, scrittore e politico Magdi Cristiano Allam in città. L'attualità di questi giorni offre uno scenario particolarmente problematico con il terrorismo islamico che è divenuto autoctono con protagonisti cittadini europei ed endogeno, e cioè che colpisce all'interno dell'Europa. È un terrorismo microcellulare formato da microcellule che riescono a far sì che diventa estremamente difficile sia prevenire sia colpire questo terrorismo, ed è un terrorismo di logoramento che ha come obiettivo quello di inculcare in noi la paura. Quando noi saremo sopraffatti dalla paura, avranno vinto prima ancora che noi combattiamo. Magdi Cristiano Allam fornisce al numeroso pubblico presente in sala anche delle sue soluzioni. Scardinare la filiera che produce i terroristi. È il passaggio cruciale quello del lavaggio di cervello. Bisogna prevenire che avvenga il lavaggio di cervello all'interno di talune moschee, attraverso taluni siti internet, perché nel momento in cui il lavaggio di cervello si è compiuto, noi non riusciamo più a fronteggiare un nemico impari, perché quando qualcuno è determinato a morire per uccidere il maggior numero possibile di nemici dell'Islam, ci troviamo di fronte ad una realtà che è a tal punto disumana da risultare imbattibile.